Ok, penso sia partito. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti ragazzi. Io mi chiamo Matteo, per il mio nome e cognome, tanto lo leggete nel mio nome del canale che non mi ricordo neanche se l'ho messo, ma va bene lo stesso. Sono un normalissimo ragazzo, ventenne, che abita in provincia di Brescia, quindi salutiamo anche, saluto, visto che sono da solo, saluto tutti quelli che abitano con me in provincia di Brescia. Mi trovo qui nella mia piccola dimora, in questa piccola camera, e se qualcuno magari se lo sta chiedendo, visto che ha letto anche il titolo di questo video, qua dietro c'è un quadro di Bambi, qui, questo qua dietro gigante che si vede grosso così. Ok, perfetto, sembra piccolino, ma se vi avvicinate vedete che enormemente gigante. C'è un riquadrino qui piccolino della finestra che è qui di fronte a me, che non vedete, ma dalla luce si dovrebbe capire. Ok, ho voluto provare anch'io. Questo è il mio primo video. Saranno, penso, video incentrati solamente su argomenti generali che cercheremo di capire. Vedremo anche dalle richieste magari che mi farete qui sotto nei commenti. Il primo video. Quindi in questo primo video faremo il primo argomento che mi prende tantissimo a cuore, visto che lo sto vivendo in prima persona in questo momento, sono le relazioni a distanza. Allora, le relazioni a distanza, la maggior parte delle persone dice: «Ehi, ma come fai a intraprendere una relazione a distanza con una persona che magari sta a 500, 400, 600 km?» Ci sono queste relazioni a distanza che intendono gente che abita a 30 km. Io ho una bellissima relazione a distanza, anche se non da troppo tempo, con una ragazza abruzzese, Cristina, che la saluto se guarderà anche lei questo mio primo video. Ed è tutto nato dalla route nazionale di quest'estate, perché sì, faccio lo scout, faccio il capo scout, a tempo perso, non è vero. È una delle cose che più mi piace fare nella mia vita, e grazie a questo soprattutto penso di aver trovato l'amore quest'estate, grazie a questa ragazza che ho conosciuto. Sì, sto con le mani così perché sembro in basso, sembro più alto. No, in realtà non è. Ok, possiamo tenere anche le mani più in basso, giusto per farvi vedere un po' la mia bellissima camera con i miei bellissimi pupazzi. Sì, sono bambino dentro e questo sono io. Questo bellissimo. Ok, sono io. Ok, relazioni a distanza, stavamo dicendo. Non sono relazioni semplici, siamo d'accordo. Sono relazioni davvero complicate, davvero complicate. Sono relazioni che vanno costruite passo dopo passo. Non si può pretendere di avere tutto subito in una relazione a distanza. Bisogna sapere aspettare, bisogna sapere comprendere il fatto che i chilometri che stanno tra me, tra noi e l'altra persona limitano molto il fatto del vedersi, il fatto dello stare insieme, ma questo non vuol dire che la relazione a distanza non possa durare. Infatti, secondo me, le relazioni a distanza sono una delle cose più belle, cioè se una relazione a distanza dura, quello secondo me è davvero amore. Cioè, una persona che riesce ad aspettare magari anche mesi prima di poter vedere l'altra persona vuol dire che davvero ci tiene, vuol dire che davvero ha voglia di mantenere un determinato rapporto con quest'altra persona. Io, appunto, l'ho detto all'inizio del video, abito in provincia di Brescia. La mia ragazza abita in Abruzzo, a San Salvo, vicino a Vasto, siamo non troppo lontani dal confine con la Puglia, e giusto per far capire sono all'incirca 650 km, che non sono pochi, è tipo tantissimo, e di conseguenza la posso vedere davvero poco. Per fortuna studia a Bologna, e il fatto di prendere il treno per poter arrivare, anche farmi 3 ore di treno perché io viaggio con i regionali, io ho questi problemi che non prendo la freccia ma prendo i regionali, quindi sono costretto a farmi 3 ore di treno tutte le volte, ma non mi dispiace assolutamente perché è una relazione che voglio mantenere, una relazione che voglio costruire passo dopo passo con questa persona. E secondo me sono una delle cose più belle quando vedi due persone che in una relazione a distanza riescono a costruire un determinato rapporto e riescono a portarlo avanti, vuol dire che queste due persone si vogliono davvero bene, si amano davvero tanto e hanno davvero voglia di portare avanti questo rapporto. Penso di aver detto un po' la mia idea su tutto quello che
riguarda il rapporto a distanza. È il primo video, quindi mi scuso per eventuali disagi, soprattutto per le mie mani sempre alzate così. E se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi alla mia pagina, anche se lo so di altri video non ce ne sono. Guardate i video a cui metto di piace, perché ci sono dei bravissimi youtuber. Io non sono uno youtuber, andate a vedere anche le pagine degli youtuber a cui io ho messo mi piace, perché sono secondo me bravissimi. Ci rivediamo al prossimo video, non vi so ancora dire quando sarà pubblicato, spero il prima possibile, spero vi sia piaciuto e... ci rivediamo al prossimo video.